tutti voi, amici, che ormai da tanto seguite questo progetto culturale Dentro le Righe, voluto fortemente dall'Associazione Affinità Elettive, ma sostenuto alla grande dall'amministrazione comunale, soprattutto nella nostra assessora alla cultura, Alessandra D'Alfonso, e anche vice sindaca. Però io devo essere sincera, anche il nostro sindaco, Francesco Lupoli, ci sostiene veramente in tutto quello che facciamo. E come dico sempre, la cultura è un mezzo per difendere anche la nostra libertà. Crescere in fatto di cultura significa anche saperne di più, poter affrontare di più l'ignoto, poter affrontare anche i problemi della vita, e quindi ben venga la cultura. E questa è la seconda edizione di Dentro le Righe Estate, però Dentro le Righe è cominciato già da più edizioni, perché abbiamo cominciato presso la Biblioteca Comunale Piero Mandrillo. Ora, a causa di questa pandemia che veramente è arrivata per inquietarci, non lo so, e per darci qualche lezione forse, e siamo qui ospitati da questo nostro bellissimo castello, e altra location più bella non potevamo avere. Siamo nella nostra piazza, nel nostro castello De Falconibus, e quindi benvenuti a tutti voi. Questa sera, oltre ai soliti amici, vedo anche tante facce nuove, però comunque grandi amici, ed è una serata particolare. Io sono particolarmente emozionata, perché ho appena chiesto a Cinzia: ma è la prima presentazione del tuo libro? E lei mi ha detto di sì, quindi mi sento veramente molto responsabile questa sera, Cinzia. Quindi passo subito la parola a Cinzia per il benvenuto, e poi vi racconto di lei, vi dirò qualcosa. Grazie, grazie Rina, grazie a tutti voi che siete presenti qui stasera. Anche per me, Rina, c'è la stessa emozione, anche perché è la prima volta che sono intervistata. Io è da anni che intervisto gli scrittori, gli artisti, i musicisti, ma essere intervistate poi in un contesto così particolare, con tanta gente che è interessata al tuo libro, ed è bello, si sente, no, l'interesse, e quindi ti dico immediatamente grazie, e poi proseguiamo la serata. Io so già che mi emozionerò, ma è bello così. Anch'io mi emozionerò, perché io, nonostante faccio queste cose da 20 anni, però spesso e volentieri i miei amici mi hanno visto col foglio tremare, e questo significa, comunque, secondo me, se già noi in primis ci emozioniamo, è impossibile poi non trasmettere l'emozione a chi ci segue, quindi ben venga anche l'emozione. Allora vi racconto un po' di Cinzia. Cinzia Cofano è nata a Loco Rotondo, Bari, nel 1979, laureata in filosofia a Bari e in scienze filosofiche a Lecce. Ama leggere romanzi per avere la possibilità di viaggiare con la mente, e scrive per passione. Insegna presso la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Chiarelli di Martina Franca, dove si occupa di progetti per la promozione della lettura, presenta libri in collaborazione con le associazioni locali e gestisce sul web la rubrica Libri in Streaming. E nonostante la giovane età, abbiamo già un curriculum alle spalle molto importante e molto corposo. Questo è il libro Solo un raggio di sole. Solo un raggio di sole è edito da Le Flaneur, con una copertina molto bella, molto suggestiva. Come sempre, quando presentiamo un libro, spesso mi chiedono: ma per recensire il libro che fai, lo leggi? E io dico: no, me lo mangio. A volte, quando mi piace tantissimo, dico: no, me lo divoro. Perché per recensire un libro bisogna leggerlo, e a volte lo leggiamo anche più volte, come è successo nel caso di Solo un raggio di sole. E poi, per evitare di dimenticare magari punti focali, punti più importanti, si scrive una piccola recensione. Queste cose, diciamo, l'aspetto tecnico lo fanno i tecnici, e io non voglio dire, tutte le volte do dei commenti emozionali a quanto leggo, e come con tutti gli altri, così procediamo con il tuo libro. Solo un raggio di sole contiene in sé il miracolo di irradiare luce dopo le tenebre.
Solo un raggio di sole ha il potere di riportare calore a corpi e cuori congelati dai venti non propriamente propizi. E solo un raggio di sole può indicare la strada da percorrere dopo ogni errore. Solo un raggio di sole è edito dalle Flaner Edizioni, frutto della capacissima creatività letteraria della scrittrice martinese Cinzia Cofano. La suggestiva opera pittorica in copertina, a cura della pittrice Katia Renna, ne completa bellezza e fascino, collocando il volume tra le felici rivelazioni librarie dell'estate 2021. Uno stile narrativo fluido e sicuro, quello della Cofano, dove la stessa, con disinvolta leggiadria, sperimenta con efficacia titoli a effetto, volutamente inglesizzati, che non disturbano affatto, ma che al contrario denotano l'obiettivo, direi raggiunto, di aggiungere colore e brio a storie di vita moderne, attuali, di un tempo in cui non è raro lasciarsi andare ad esternazioni dialettiche di riferimenti anglosassone. Un romanzo di oggi, dunque, che fin dalle primissime pagine intriga e cattura, tenendo il lettore sempre ben saldo al filo della narrazione, la quale continuamente dispone, passo dopo passo, rigo dopo rigo, alla serenità, fino anche in determinati frangenti che toccano livelli altissimi di infelicità. Pagine fresche e oneste, in cui la nostra, sapientemente, intinge il pennino in un calamaio ricco di un lessico sempre appropriato, a tratti erudito, avvalendosi spesso di dotte citazioni, a testimonianza di quell'ossigeno culturale che ella respira fin dalla nascita, in quanto figlia della giornalista, scrittrice, critica letteraria e, aggiungo, amica di tutti noi, Teresa Gentile. Storie di donne contemporanee, ma velate di intrinseco romanticismo, che si incontrano tra le righe di un romanzo godibilissimo, di buona fattura e, a mio modestissimo parere, riconducibile a quel filone liala di cui tutte noi in adolescenza ci siamo veracemente nutrite. L'amore, il leitmotiv incontestabile del volume, l'amore è quello vero e quello falso, quello che nasce nel reale ma anche quello che scocca le prime frecce nel virtuale, tra i social. L'amore che sublima e ti fa scoppiare di felicità, ma anche quello che il cuore te lo riduce in brandelli, che ferisce e sferra colpi durissimi. E poi l'amore inossidabile per i propri figli e quell'altra declinazione di amore riscontrabile nell'amicizia che, quando è vera e sincera, è meravigliosa e salvifica. Storie di amici che si raccontano tenendo sempre ben saldi cuore e mente, ali per volare e piedi per camminare attraverso i sentieri imprevedibili della vita. Storie di chi vive e anche di chi muore, ma chi vive ben sa che nessuno muore completamente fino a quando vive nel cuore di chi resta. E allora ben venga quel raggio di sole a riportare pace, serenità e speranza. E mi sono emozionata, guarda, vedi, quando io credo in quello che dico mi emoziono, va bene? Allora, e vabbè, dici qualcosa così intanto mi riprendo. Intanto grazie per questa recensione, diciamo che hai toccato molti dei punti fondamentali a cui mi sono ispirata, quindi l'amicizia, l'amore, ma anche la sofferenza, la morte, soprattutto quello che ho voluto toccare è anche l'assenza, no? In quei momenti in cui l'assenza si fa insopportabile e quindi si va a cercare un motivo per andare avanti. Il tuo romanzo al filone Liala, no? Forse tu neanche te lo ricordi, perché forse sei, di cui veramente noi ci siamo nutrite in adolescenza, in quanto tu in questo romanzo c'è sempre quest'aria romantica, quest'uomo che arriva sempre a salvare la donna, e quindi mi hai riportato un po' indietro, diciamo, in quel filone, però molto, che per me non è come dicono il filone commerciale e tutto quanto, perché c'è una bibliografia numerosissima e quindi tanto di cappello, l'ho scritto perché veramente mi sono sentita riportata lì. Allora, vabbè, andiamo avanti, cominciamo con la nostra intervista. Dunque, cosa pensa Cinzia Cofano dei social? I social sono uno strumento potentissimo che può fare del bene, può fare del male,
tutto dipende dall'uso che se ne fa. Comunque non ho mai demonizzato i social come strumento, perché comunque c'è sempre un livello di comunicazione e può essere anche autentica la comunicazione. Tutto dipende dalle persone e dal modo in cui si pongono nei confronti degli altri. Quindi, a mio parere, sebbene ci sia questo filtro della tecnologia, ci può essere autenticità anche attraverso i social. Ad esempio, c'è una signora che ho conosciuto solo tramite social e stasera sto vedendo, quindi è questo che voglio dire. Non è uno strumento che io ho mai demonizzato, quindi ci sono pro e contro, dipende tutto dall'utilizzo che se ne fa. E questa domanda nasceva spontanea per il fatto che tu cominci il libro raccontando di un incontro sui social, in un gruppo, diciamo, di incontri, non si parla neanche di gruppi per adulti, è un gruppo di incontri dove due dei protagonisti si incontrano. E quindi un'altra domanda relativa comunque a questo, diciamo, capitolo, al primo capitolo del tuo libro. Che importanza ha per te il primo capitolo di un libro? Quanto conta il primo capitolo? Allora, il primo capitolo in genere tende a sviare il lettore, perché in genere si tende, no, a cominciare a dare magari l'illusione che si andrà in quella direzione, però poi nei romanzi, no, più strutturati diventa quasi un trabocchetto, perché comunque si va spesso in una direzione opposta. Infatti anche il mio primo capitolo, che è quello di Carlo che si risveglia in un letto d'ospedale, alla fine è un elemento chiave che io lancio, è un indizio chiave che poi verrà ripreso a metà libro, quindi è un input che viene lanciato e quindi dà questo movimento, lancia proprio in movimento il lettore verso la storia. Ma non si deve neanche perché se il primo capitolo non è abbastanza efficace, spesso e volentieri si chiude il libro alle prime pagine. Quindi si tende a sviare, però comunque deve essere molto importante. E devo essere sincera, a me i tuoi primi due capitoli sono piaciuti molto. E questo, vabbè, è piaciuto, si vede che mi è piaciuto tutto il libro, non si vede. Allora, un'altra domanda. Perché Cinzia Cofano scrive? Allora, io con la scrittura ho avuto un rapporto particolare già da piccolina. Come dicevi tu, io sono nata in una famiglia che, grazie a Dio, mi ha dato sempre la possibilità di essere immersa nella cultura, quindi le storie che mi raccontava la mamma, ma anche la scuola mi ha aiutato in questa direzione, perché comunque ho avuto una maestra alla scuola elementare che puntava proprio sulla scrittura, sui temi, sulla strutturazione dei temi. Ho avuto la fortuna di avere anche delle professoresse alla scuola superiore che mi hanno davvero dato impulso creativo, perché tante volte noi abbiamo voglia di scrivere, però ci blocchiamo perché diciamo vabbè, ma è ridicolo che sto scrivendo queste cose. Invece no, io ho preso la scrittura quasi come un canale di sfogo. Per me è stato sempre un momento catartico scrivere. Infatti ho fissato già da ragazzina, andavo a fissare sul mio diario le emozioni, anche quelle negative, non solo quelle positive, magari la gioia di un bel voto, no, anche quelle negative. E veder scritta una sensazione, un'emozione, aiuta a razionalizzarla e quindi a viverla diversamente. Io scrivere, diciamo, lo consiglio a tutti, anche ai miei alunni, dico scrivete, anche se vi sembra stupido quello che state scrivendo, domani qualcuno ne farà tesoro. Lo dico anche nel testo, no? C'è un brano in cui una delle protagoniste afferma questo, dice: io scrivo e ne ho bisogno di scrivere, diventa quasi un bisogno quello di scrivere. Le mie domande praticamente ti dimostrano che io ho letto il libro, ho letto il libro perché sono pertinenti. Allora, adesso
adesso vogliamo un piccolo assaggio della scrittura di Cinzia e quindi chiamo Sara. Sara è la prima a leggere e ci leggerà due pagine molto belle che di quella chiave di lettura di cui si parlava prima. Sera. Silvia accese il PC e le arrivò subito una notifica. Era da un po' che scriveva a Sunny. Si sentiva sola, per cui aveva ceduto alla tentazione di un messaggio pubblicitario. Ti senti sola? La tua vita sentimentale non ti appaga? Che aspetti? Scarica l'app, incontriamoci. C'è qualcuno che aspetta proprio te. Aveva sempre detestato questi annunci, ma in un momento di solitudine e irrequietezza aveva creato un nick che racchiudeva ciò che in realtà sognava, un raggio di sole. Non sesso facile o passione sconvolgente senza emozioni. Cercava calore, vero, affinità mentale. Desiderava fidarsi di nuovo, rifugiarsi nel caldo abbraccio di una persona in grado di farla sentire a casa. E per ora l'unica cosa che la aiutava, come sempre, era affidare un foglio di carta ai suoi pensieri. Quanto le piaceva scrivere. Scriveva dappertutto, annotava le sue emozioni, i pensieri, la bellezza e la sofferenza e come un mantra nella sua memoria risuonavano queste parole. Tu scriverai dei battiti, del mondo, del passato e del presente. Scriverai per trovare un posto in te stessa, per vivere meglio, per esplorare, per fare pulsare il tuo cuore e per far brillare i tuoi occhi. Non ricordava chi le avesse pronunciate, ma le custodiva in sé. Scriveva per sentire ancora un'emozione. Magari avesse potuto condividere questo con un'altra persona, in grado di accordarsi alla sua tonalità, in grado di comprenderla. Come sarebbe stato? Non aveva più incontrato nessuno che fosse fatto della sua stessa sostanza, ma nel suo cuore era certa che esistesse. Se la sostanza di cui si è fatti è la medesima, accade, ci si incontra e soprattutto ci si riconosce. Le parole di sua nonna le erano rimaste dentro e sembravano trovare conferma in questo preciso istante della sua vita. Una volta scaricata l'app e creato un profilo, aveva vagato fra i numerosi utenti che vi erano iscritti. Niente riusciva a catturare la sua attenzione, ma proprio quando stava per arrendersi, eccolo, qualcuno che faceva il caso suo. Aveva contattato Sunny senza pensarci due volte. Lei, piccolo raggio di sole, si sentiva fiduciosa nel pensare a una persona che avesse scelto un nick così vicino al suo. Si era lasciata subito conquistare dal suo modo affascinante di scrivere, che le lasciava intendere la sua grandezza d'animo. Era bello scrivergli, non vedeva l'ora di ricevere i suoi messaggi. Silvia li leggeva e rileggeva. Le sue parole, in poco tempo, le avevano dato una serenità che aveva sempre cercato. Erano carezze così delicate che ne aveva un bisogno immenso per vivere appieno le sue giornate. Lui sembrava essere un uomo affascinante, intenso, profondo. Incontrarlo era stato uno dei regali più belli che avesse ricevuto. Che le parole di sua nonna avessero finalmente trovato conferma? Sara è diventata ormai la nostra lettrice tra le lettrici ufficiali, sempre molto brava. Quindi con questo capitolo abbiamo toccato quello quanto abbiamo detto prima, no? L'importanza dei social, come ci si può incontrare anche sui social, e qui abbiamo veramente tanti amici questa sera che noi abbiamo incontrato sui social e che abbiamo imparato a volerci bene, con i quali abbiamo instaurato comunque attraverso questo freddo monitor una certa empatia, e poi abbiamo parlato della scrittura, di quanto sia importante scrivere. Perché ho scelto questo capitolo? Non a caso, io non scelgo mai nulla a caso, perché qui abbiamo tanti aspiranti scrittori, abbiamo
poeti, scrittori che hanno già pubblicato, ne abbiamo altri che aspirano, ne abbiamo altri che sognano, oppure soltanto che annotano, come dicevi tu, no? Che mettono su carta, annotano le proprie emozioni. Ed io sono veramente orgogliosa di aver volta per volta, sono 20 anni ormai che ci muoviamo in questo senso, e quindi mi sono accorta di non essere la sola, che siamo in tanti, che c'è tanta voglia di poesia, di scrittura, di elevarsi, e veramente credo che sia una gioia immensa. Quindi troviamo già nel primo capitolo di Cinzia una scrittura veramente matura, una scrittura fluida, padrona di sé, denota una grande padronanza lessicale, una grande, ed anche un modo fluido di mettere giù i pensieri, non stanca, ed è già un primo biglietto da visita, già il primo capitolo ci sta molto bene. Dunque, ho avuto un altro sentore leggendo se queste storie vere che tu poi hai romanzato, hai reso possibili per quanto riguarda la stesura di un romanzo. È un sentore sbagliato o c'è qualche riferimento? Ci sono le emozioni, sono vere. Le emozioni che sono scritte sono vere. Io ti dico solo questo: io ho iniziato a scrivere questo libro quando ero in un letto d'ospedale. È capitato che per motivi di salute io sia stata ricoverata e quindi ero sola in ospedale, e come unico motivo di sollievo avevo questo: chiesi a mio marito, portami un blocchetto, una penna, e così io ho superato quei giorni di sofferenza. Quindi io ti posso dire che è nato tutto dall'annotare questa sofferenza in quel momento. Quindi quel momento è vero, quella è la cosa. Ci sono tante cose, i personaggi sono tutti inventati, è tutto romanzato. Certo, mi sono ispirata anche a storie che ho letto e che ho sentito, perché comunque ci sono storie moderne, mi sono ispirata a storie moderne, e quindi c'è un fondo di verità, nel senso che mi sono ispirata a cose realistiche, però ti posso assicurare che le emozioni che sono scritte sono tutte vere. Grazie Cinzia. Allora, ancora, qui abbiamo una domanda da $1 milione, direbbe qualcuno. Io non so cosa fare, non so se anticipo. A questo punto che dici? Glielo diciamo? Glielo diciamo della carrambata? Abbiamo una carrambata, cara Cinzia. Abbiamo qualcosa che la tua mamma ha voluto scriverti. Va bene? E veramente avrebbe voluto fare delle riprese, poi infatti avevamo messo il telo proprio per questo, poi Tony ha avuto dei problemi tecnici. E lei ha detto: no, ma io ci tengo, leggilo tu con la tua bellissima voce. Tu la conosci la mamma com'è, no? E io ho detto: vabbè, ci proverò con la mia bellissima voce, sempre molto modesta. Allora, questo dalla mamma tua. Carissima figlia, anch'io stasera in questa carrambata voglio darti un abbraccio d'anima in occasione della presentazione del tuo primo romanzo, organizzata nel bellissimo castello incantato di Pulsano da Rina Bello, una tenace fata madrina che ama molto evidenziare i talenti del Sud. Stasera ci tengo a dirti, cara Cinzia, che in ogni fase della tua esistenza sei stata e sei, in ogni tuo ruolo di figlia, insegnante, sposa, amica, madre e promotrice di letture costruttive, un raggio di sole per noi tutti, aiutandoci con il tuo sorriso, la tua pazienza, il tuo ascolto e un dialogo sempre costruttivo a non abdicare mai ai nostri sogni. Ti sono anche grata per quanto hai fatto con il Plesso Chiarelli di Martina Franca per concretizzare un ponte culturale, poetico e artistico del Salotto Recupero con la città brasiliana di Mauá e con Olinda e Ana Stoppa, i nostri artigiani, le tessitrici, Casa Cappellari e il Monumento al Redentore di Martina Franca.
Grazie Cinzia, di saper essere un dono oblativo per ognuno di noi e di aiutarci a immergerci sempre nell'ineffabile sinfonia dedicata alla vita e voluta da Dio, ricordandoci come nulla ci respinga dalla morte e ci scagli verso la vita se non una speranza nascosta che disperatamente nasce di fronte ad ogni sofferenza insopportabile. Del resto tu stessa incarni la speranza e di tale ideale hai parlato sin dal tuo primo racconto, tradotto in inglese e pubblicato su di un testo negli Stati Uniti nel 1993, quando eri una studentessa allieva della professoressa Anna Maria Pastore. Di questo valore si è poi rafforzata la tua consapevolezza nel tuo testo La speranza tra filosofia e vita, e su di essa e il pensiero della Zambrano sostenesti la tua tesi di laurea che dedicasti a me e a papà Raffaele. Cinzia, tu sai essere molto attenta ai sentimenti e con tenacia affronti i marosi della vita, superando ogni fase di stanchezza, creando preziosi ponti di sincera e costruttiva amicizia e collaborazione culturale per poter esprimere sempre meglio le tue idee di bellezza, saggezza, umanità e speranza che intimamente ti appartengono e aiutano te stessa e noi tutti a uscire da ogni momento di sconforto. Sei pronta con il tuo sorriso e le tue parole vibranti di sincerità a invogliare chi è timido e incerto a riprendere il suo cammino con rinnovata energia. E fai questo perché sei realmente innamorata della vita, sai convivere pazientemente con le lunghe attese, sai trovare la luce del divino nella vita e nei libri che leggi, fondando le ragioni d'ogni speranza su ideali di giustizia, razionalità, comprensione, onestà, per poter così contribuire a porre un argine ad ogni violenza dissennata contro la natura, la vita, la libertà e i deboli. Sei consapevole che solo un bagaglio di umanità possa aiutare ognuno di noi a non perdersi d'animo nei marosi della vita. Tu sei instancabile nell'indicare mete luminose a chi sta per arrendersi ai marosi dell'esistenza e saggiamente traduci nelle tue parole e nelle tue presentazioni dei libri l'arduo linguaggio della pace. Ti voglio bene, ti sono grata per quello che sei, figlia mia, e con te amo Rina Bello e tutti i bravissimi talenti dell'Associazione Affinità Elettive e del Salotto Recupero, perché sono tutti portatori di emozioni e speranza. Della loro ardita schiera, da stasera fai parte anche tu, insieme al mago dell'informatica Tony Vinci, perché, come loro, sapete essere tedofori di armonia e saggezza e ricercatori d'ogni espressione di umanità, bellezza e vivide iridescenze palpitanti d'amore, nella divina costellazione della speranza, e sapete condividere sogni volti a riattualizzare emozioni positive e degne di una rivoluzione umana e più attenta alla vita e alla bellezza. Grazie Rina per questa magia. Ciao e un abbraccio d'anima a voi tutti da Fata Teresa e a voi due, Cinzia e Toni, aquilotti del mio cuore, auguro un buon volo oltre ogni siepe. Con amore, Fata Teresa. Io spero di essermela cavata e che lei sia soddisfatta, e ti passo la parola. Oh, tu te la sei cavata benissimo e io non me l'aspettavo, quindi doppia sorpresa questa per me. La ringrazio, poi quando vedrà il video sentirà il mio ringraziamento e vedrà la mia emozione tangibile, cioè non si può nascondere, grazie. Ha avuto successo la carambata, è stata una vera carambata, peccato che non sia riuscita a fare le riprese. Va bene, dai, che mamma speciale che hai, però anche tu sei speciale. Oggi gliel'ho detto quando mi ha chiamata, ho detto carissima fata, poi non so neanche, ma forse sono stata io la prima a chiamarla fata, sono sempre io che conio, nomignoli e tutto quanto. E ho detto guarda, ti vogliamo tutti tanto bene, però devi cominciare a pensare a te stessa, hai pensato troppo a tutti e poco a te stessa. Dice sì Rina, hai ragione, però lei se ne sta lì col corpo ma con l'anima no? È qui con noi, no? non riesce, è così. Va bene, dai, andiamo avanti con la nostra intervista. E ecco, quale peso essere figlia d'arte? Diciamo che più che peso è una responsabilità. Io l'ho sentita sempre come una responsabilità.
non ho mai vissuto il fatto di essere, no, la figlia di Teresa Gentile, non l'ho mai vissuto come un ostacolo o come una scusa per abbreviare le strade, no, per arrivare ai miei obiettivi. Però è stata una responsabilità, perché come dicevo poco fa a te, no, la scrittura è un dono, alla fine ognuno di noi ha una capacità di scrivere che va coltivata, che va incentivata, quindi anche i talenti che abbiamo ricevuto, se vengono abbandonati o messi da parte, chiaramente muoiono. E quindi io, avendo ricevuto tanto, mi sento responsabile di questo dono, no? E voglio restituirlo agli altri, in modo che anche altri sul mio esempio possano incoraggiarsi e quindi trovare la forza di fare dei passi che non hanno mai fatto. Anche il fatto stesso di pubblicare un libro è un atto di coraggio, secondo me. Perché io, come ho detto prima, ho sempre scritto, però scrivevo per me stessa, quindi io scrivevo, rileggevo. Quando invece affidi le tue parole a un'altra persona, sei consapevole che le interpretazioni potrebbero essere svariate, potrebbero anche essere fraintese le parole o i fatti, ma c'è qualcosa di più forte, no? Qualcosa che dice no, devo farlo, devo pubblicarlo, perché qualcuno magari troverà un amico nel mio libro, no? Troverà un conforto in un momento di sofferenza, oppure troverà una speranza, perché comunque il mio messaggio è di speranza, come ha detto anche mamma. Alla fine è la speranza che io voglio regalare attraverso questo raggio di sole. Sempre sereno, ti predispone sempre la serenità, anche nei momenti, diciamo, più intensi, più di sofferenza, però dispone sempre la serenità. Ma forse sei tu così, sei tu che sei un raggio di sole e sei riuscito a trasmetterlo anche nel tuo libro. Cosa diresti a tuo figlio che ti chiede, che ti dice di voler fare lo scrittore? Sempre squattrinati siamo noi, tranquilla. Io gli direi innanzitutto di mettersi a leggere, perché se non si legge è impossibile scrivere. Quindi gli direi di impegnarsi nella lettura, in una lettura consapevole, perché tante volte si legge distrattamente, quindi non si coglie neanche la struttura o tante caratteristiche che fanno parte di un buon testo, perché comunque bisogna anche attenersi a determinate regole. Per quanto la scrittura possa essere liberatoria, non bisogna, secondo me, allontanarsi troppo da quelli che sono dei canoni di, dico tra virgolette, perfezione stilistica, ma non voglio dire che deve essere un testo perfetto, però è piacevole, come dicevi tu, è piacevole leggere un testo ben fatto, che rispetti tutte le regole grammaticali, ortografiche e anche di strutturazione dei periodi, no? Quindi bisogna leggere tantissimo, studiare, e poi sì, poi io glielo auguro di diventare scrittore, ma deve sapere che c'è tanto impegno e, come hai detto tu, non si guadagna nulla, però è una soddisfazione, guadagni tanto a livello interiore. Noi guadagniamo soltanto lo spirito, il nostro spirito guadagna, ci eleviamo ed è una grande soddisfazione, molto, è una gioia. E poi, sinceramente, la scrittura sì, è una testimonianza, come dicevo io poco fa prima, no? Perché mi chiedevano del libro che presenteremo il 10 di agosto ed è quasi un imperativo trattare questa traccia, perché il libro si chiama Quando un virus cambiò il mondo, no? E per forza si doveva fare, è quasi un dovere intellettuale trattare questo argomento. E non è vero che quando tutto finirà dobbiamo dimenticare, no, non dobbiamo dimenticare, perché il libro resta come monito, come insegnamento, quelle pagine resteranno, perché noi, l'essere umano, tende a dimenticare, ma non deve dimenticare tutto quello che abbiamo passato, e poi dà anche modo a
porsi delle domande, perché, come mai, ma forse anche causa nostra, l'inquinamento, l'effetto serra e tutto quanto, no? E allora è giusto che si trattano anche determinati argomenti, e la scrittura è la testimonianza in sé, perché quando si va dal notaio per scritturare, si fa per iscritto, dice carta conta, no? Carta conta. Quindi la scrittura, nonostante tutti i mezzi moderni che ci sono, i social e tutto quanto, però resta veramente la testimonianza, la memoria, ed l'unico modo per eccellenza di trasmettere, o che sia un'emozione, che sia una nozione, o che sia qualunque, comunque la scrittura è impareggiabile, non esistono altre forme. Sì, esiste l'arte, vabbè, però ci possiamo, non divaghiamo. Allora andiamo avanti. No, un'altra lettura, leggiamo un altro momento molto intenso di questo romanzo, che poi io non è che ve lo posso svelare tutto, perché sennò voi non lo comprate. Quindi io vi posso dire che è bello tutto quanto, ma non vi posso svelare tutto. Questo è un momento molto intenso invece, di quelli di sofferenza, però notiamo come è scritto, va bene? Legge Rosa, benvenuta a Rosa tra di noi, facciamo un applauso di incoraggiamento, è la prima volta che Rosa legge. Grazie. Quella sera Stefano rientrò ubriaco, Chiara era da un'amica a studiare, Silvia canticchiava perché la primavera la metteva di buon umore e lui, come sempre inquieto, iniziò a prendere i libri cui lei era legatissima e a scaraventarli per terra, senza degnarla di uno sguardo, solo perché erano sul tavolo. «Che fai? Ma sei impazzito! Stai zitta tu, scema! A leggere troppi libri ti stai esaurendo!» «Fa bene la dottoressa De Carolis, che ha eliminato tutti i libri da casa sua perché attirano troppa polvere!» «Certo, la cultura attira la polvere, non gli uomini!» Ma fammi stare zitta, che è meglio. Ste, anche stasera mi regali i tuoi soliti complimenti. Mai una parola dolce, mai una carezza. Come faccio ad accarezzarti se tu sei così? Così come? Leggi, leggi e leggi. A tuo marito non ci pensi. Ci sono cose più serie da fare. Ah sì? E quali sarebbero? Potresti soddisfare tutti i miei desideri. Non sono il genio della lampada. «Stai zitta, vieni qui», disse, e la attirò con violenza verso di sé, facendole male al collo. «Lasciami subito, altrimenti chiamo la polizia. Come fai a chiamarla se io ti distruggo il telefono? Provaci e mi metto a urlare come una pazza. Tu non urli, hai capito? Altrimenti ti tolgo dalla faccia della terra», e le sputò in faccia. Fu un gesto che caricò Silvia di profonda umiliazione, amarezza e rabbia feroce. Iniziò a dimenarsi per sfuggire alla morsa di Stefano, che la schiacciava contro il muro. Un dolore atroce a livello della pancia la fece urlare. Sentiva le lacrime rigarle il volto per l'ennesima volta da quando stava con quell'uomo. Ormai aveva perso il conto delle volte in cui stava male. Stefano le bloccava i polsi, cercava di avvicinarle la bocca al viso con violenza. Lei sentiva la rabbia esplodere, un turbine sempre più incontenibile. Riuscì a liberarsi, ma, senza volerlo, colpì quel mostro al naso che iniziò a sanguinare. Lui, come una bestia feroce, si avventò su Silvia, le tirò uno schiaffo sul viso e iniziò a coprirla di insulti. Le tirò un calcio sulla coscia, la spinse con violenza, facendola cadere a terra, urlando: «Maledetta, io ti uccido!» Silvia corse in camera, si chiuse a chiave, iniziò a singhiozzare e a osservare i segni lasciati da colui che in pubblico si comportava come un marito perfetto e in privato rivelava il suo volto oscuro e detestabile. Il giorno dopo, stremata da una nottata insonne, si alzò con gli occhi gonfi di lacrime e la forma delle dita di Stefano sulla guancia destra. Chiara dormiva ancora. Silvia si sedette al bordo del suo letto, come faceva quando era più piccola, e l'accarezzò. Meritava un uomo diverso come padre, uno che la amasse con cura e delicatezza, come faceva lei. Le vennero in mente alcuni versi di una poesia di Frida Kahlo, che aveva amato da sempre. «Ti meriti un amore che voglia ballare con te,
che trovi il paradiso ogni volta che ti guardano i tuoi occhi, che non si annoi mai di leggere le tue espressioni. Ho sbagliato a leggere. Bravissima anche a Rosa, che è una, diciamo che è la prima volta che legge in pubblico, quindi sei stata veramente molto molto brava. E qui troviamo, sarà anche inventata la storia, ma quante se ne sentono, quanta attualità c'è in questo capitolo. E questi uomini, no, in apparenza, che poi io non dico neanche, a me non piace neanche dire uomini, donne, io dico umani. A volte parlo come qua, sì, nel momento in cui parlo con la mia gatta, io dico gli umani sono così. Allora, gli umani sono così, che in apparenza, in pubblico, magari mostriamo un determinato atteggiamento e poi in privato è tutta un'altra cosa, un'altra storia. Cioè, è il momento, diciamo, più sofferto. Però, puntini puntini, arriverà quel raggio di sole? Non lo sappiamo. Andiamo avanti con le domande. Quali i tuoi scrittori di riferimento? E non dire Rina Bello. Io da sempre ho amato i classici, e quindi quella è una cosa che consiglio a tutti, no? Di leggere sempre i classici, perché sono intramontabili. Lavorato da piccole donne. Infatti. Avevo 7-8 anni, se devo fare la scrittrice, perché la protagonista voleva fare la scrittrice, no? Solo che a quei tempi diventavano famose e guadagnavano un sacco di soldi. Poi la cosa è cambiata, si è evoluta. Adesso diventiamo popolari, neanche famose, non guadagniamo nulla. Va bene lo stesso. Poi c'è stato un periodo in cui io mi sono appassionata ai gialli, Agatha Christie, quindi avevo quel settore come punto di riferimento. Poi c'è stata una svolta, nel senso che io sono andata a rifugiarmi negli esistenzialisti, quindi in Sartre, perché comunque sono, e la filosofia ce l'ho dentro, quindi è qualcosa che mi dà tanto. Poi a livello di romanzi, io leggo tantissimi romanzi, si vede, chi mi segue lo sa, ci sono tanti scrittori di riferimento, però non ne voglio citare nessuno perché non voglio fare torto agli altri, quindi, perché sono più che altro attuali e contemporanei, quindi ti dico che leggo tantissimo, ma i miei punti di riferimento sono molti. Vabbè, ma ti faccio quest'altra, cosa pensi di Le affinità elettive di Goethe? Dai. Beh, qui andiamo a toccare anche un classico. Questo è l'odio che non si. È troppo bello, no? No, vabbè, diciamo, loro sono i fondamenti. Io quello che volevo dirti: i pilastri sono loro. Dobbiamo fare sempre riferimento a quei classici. Tanti li disprezzano quasi, dicono: no, vabbè, no, io non ce la faccio a leggere, perché comunque. Già vederli, no? Noi siamo abituati a queste dimensioni attuali, no? Di romanzi, a parte alcune case editrici che puntano magari al libro, al volume, però ho notato che la lettura è scoraggiata dalla quantità, perché nella vita moderna non c'è tanto tempo, serve più immediatezza, quindi se il libro si riesce a finire in breve tempo funziona, se invece lo devo portare con il segno, poi lo perdo, devo ricominciare, allora capita questo. E invece una volta erano mattoni. Eh sì, perché il libro era praticamente un compagno, no? Ma poi torniamo indietro, non c'era la televisione, non c'erano tutte le distrazioni di oggi, per cui il libro era sul comodino, ogni sera si leggeva. Tanto io più di 2 pagine la sera non ho mai letto, perché dopo 2 pagine abbioccavo, e quindi ho dovuto sempre scegliermi il tempo proprio da staccare la spina da tutto il resto per leggere, per dedicarmi alla lettura, perché la sera non ci sono mai riuscita a leggere. E niente, andiamo avanti con quest'altra domanda, poi c'è un'altra lettura ancora da fare. Cinzia Cofano, donna. Pensa davvero che la salvezza per ogni donna debba necessariamente giungere da un uomo? Perché, vabbè, non voglio dire niente, non voglio dire niente. Tu rispondimi alla domanda e basta.
No, non voglio ridurre questo a questo la mia idea, nel senso che io sì, ci sono dei personaggi femminili qui che hanno trovato la salvezza, la forza, diciamo, in un altro uomo, in un uomo che magari è riuscito ad accompagnarle, a sostenerle anche nelle passioni, nelle loro idee. Però la mia idea è che ognuno di noi, sia donna che uomo, deve essere in grado di trovare in sé poi quel raggio di sole, quel raggio di sole di cui parlo, è quella forza nascosta che tutti abbiamo e che magari diventa tangibile nei momenti difficili. Però bisogna in questo caso essere consapevoli di questo, quindi io punto molto alla consapevolezza. Io nel testo lo ripeto spesso, no? Dico essere consapevoli delle emozioni, essere consapevoli dei propri talenti, della propria forza, perché solo attraverso questa presa di coscienza è possibile rialzarsi quando si cade, quando c'è una delusione, quando c'è una sofferenza, un momento difficile, anche quando c'è la violenza tra le mura domestiche. Io l'ho inserita appositamente perché è purtroppo un argomento attuale e tante donne magari non sanno come reagire. Invece no, vedi, c'è questa, la mia protagonista trova un modo per reagire, quindi c'è sempre un modo per andare avanti, per superare le problematiche, le difficoltà. Avendo a disposizione un sogno, ma uno soltanto, non tanti, cosa chiederesti al genio della lampada? Uno soltanto. Una domanda che mi prende... Avevi ragione, che avevi paura. Facevo bene ad avere paura delle domande di Rina Bello. Allora, se dovessi chiedere un desiderio, no? Dovessi esprimere un desiderio, forse chiederei quello di riuscire a lasciare un segno del mio passaggio sulla terra, nel senso che siamo tutti di passaggio, siamo consapevoli che la nostra vita non sarà illimitata, però come abbiamo detto prima, chi continua a vivere nel ricordo, nel cuore, nell'amore, non muore mai. Quindi io spero di riuscire a lasciare un segno del mio passaggio qui sulla terra, un po' come ha fatto mio papà, che ha lasciato quel segno che nessuno cancellerà mai. Quindi non è un segno tangibile tipo il libro o la notorietà, ma proprio un segno nel cuore, essere amato, proprio un segno di amore, di grande amore, restare nel cuore di chi resta, e solo così non si muore mai. Su questo non abbiamo nessuno di noi ha dubbi, finché restiamo nel cuore, si resta nel cuore di chi resta, nessuno muore. Andiamo con un'altra lettura, e legge ancora Sara, e in questa lettura si evidenzia invece quell'altra forma di amore molto importante, molto bella, che viene anche fraintesa, viene anche molte volte ci serviamo di questa forma d'amore, e l'amicizia, che ho tanti amici, poi alla fine gli amici si riducono uno, due, tre. Allora leggiamo questa pagina. Sofia ascoltava sempre con tacita ammirazione le riflessioni sagge di Amira, e anche Silvia iniziava a esserne affascinata. «Sai, Silvia, anche io ho la mia croce da sopportare. Ho dei dolori atroci ricorrenti e i medici non riescono a formulare una diagnosi, attribuendo allo stress buona parte della colpa. Ho provato diverse terapie, ma nessuna risolutiva. Oh, mi dispiace tanto». Silvia le parlò socchiudendo gli occhi a causa del sole accecante che filtrava attraverso l'ombrellone. È vero, il dolore fisico fa parte della nostra vita, ma quando supera la soglia di sopportazione, capiamo quanto sia facile raggiungere l'esasperazione, disse Sofia. Silvia si toccò la pancia e ripensò a quella notte in cui aveva perso il bambino che non sapeva di aspettare, alle innumerevoli volte in cui Stefano la picchiava. E lei stava male. Si era sentita anche lei così. Sapeva bene di cosa parlasse Amira.
Come Wonder Woman facciamo mille cose, senza dire mai di no. Tiriamo la corda, finché si spezza. Sì, è vero. Per me dovremmo rallentare un po' tutti. Pensare un po' di più a noi, senza annullarci per gli altri, aggiunse Sofia. Certo, se diamo troppo oltre le nostre forze, alla fine non riusciamo a dare più nulla agli altri. Siamo impotenti e arrabbiati. Da come ne parli, devi aver sofferto molto. Mi dispiace, Mira. Sì, molto. E non mi vergogno a dirti che ho pianto. Mi sono sentita disperata. Ho pensato di sparire. Una lacrima le illuminò gli occhi e Sofia si avvicinò, accarezzandole un braccio. Ho scelto questa pagina perché mi fa tanta tenerezza, questa amicizia, no? Questo confidarsi con la propria amica, proprio del cuore, questo raccontarsi. E quanti di noi la mattina, oh, ma sai, mi fa male la schiena, così molte volte dicono, il bollettino medico, no? Quando ci incontriamo, il caffè. Questo confidarci invece non è altro che un dire io mi fido di te, io ti racconto dei miei dolori, non delle mie gioie, non dei miei successi, ma dei miei insuccessi anche fisici in quanto di la salute e tutto quanto. Quindi questo incontrarsi con una vera amica e confidarsi è una pagina che mi è piaciuta molto, anche questa. Progetti per il futuro? Beh, ci sono molti progetti anche nel senso di libri in questo campo, perché comunque stiamo avviando già dei diversi testi, quindi c'è un nuovo romanzo che sta arrivando e anche un lavoro a quattro mani, però non svelo altro perché comunque sono collaborazioni che stiamo avviando da tempo e appena sarà possibile vedranno la luce. Benissimo. Allora, siamo in chiusura, io spero che non vi siate annoiati, se vi siete annoiati non ditelo, vi assicuro che il libro di Cinzia è un libro che si divora, non si mangia ma si divora, e l'ho detto prima, è ben scritto, è ben fatto, ci sono tantissime emozioni, tante dotte citazioni, denotano la grande cultura della nostra cara Cinzia. Io sono veramente felicissima di averti tenuta a battesimo, veramente quando mamma Fata Teresa mi ha detto che era la prima presentazione, ho detto oggi su la prima presentazione nella nostra Pulsano. Sono felice di questo gemellaggio che abbiamo con Martina Franca. Io ricordo che a breve coordinerò la mostra d'arte al Palazzo Ducale a Martina Franca della nostra amica Rita Protopapa che è qui con noi. Il 4 agosto inauguriamo questa mostra, un contesto molto importante, con un critico d'arte famoso, con l'assessore alla cultura della città di Martina Franca, e poi sarò il 22 al Festival dei Dialetti con Rosa Maria Vinci, che adoro, è una manifestazione che adoro. E io ho detto, Rina, cosa mi porto? Guarda, ti porto una cosa in pulsanese e una in salentino, perché comunque io sono figlia di due terre e mi piace così. E quindi veramente un gemellaggio culturale, ma anche di affetto e di vera amicizia. E poi abbiamo Maestro Mimino, un attimo, se no poi dimentico le cose importanti. No, non che quello che dici tu non deve essere importante, poi dimentico. Vieni, comincia a venire. Vi ricordo il prossimo appuntamento, che è per giovedì 27. Abbiamo la presentazione di un libro molto particolare, perché racconta la storia di un ragazzo autistico che, nonostante la sua condizione, è campione di nuoto nazionale. È un ragazzo bellissimo, bello come un raggio di sole. Mia figlia dice, mamma, tu non lo devi pubblicizzare perché è bello. Dico, no, lo pubblicizzo perché comunque, no, sappiamo le problematiche dell'autismo, e riuscire a trovare la sua dimensione, il suo motivo di essere in uno sport, nel nuoto, e diventare addirittura campione, e colleziona coppe e medaglie continuamente ad ogni gara, questo veramente per me me lo fa amare alla follia, questo ragazzo, mi piace tanto. Quindi avremo la scrittrice che l'ha scritto, non mi ricordo, vabbè, viene da Matera, Rossella Montemurro, è una giornalista,
E poi ci sarà la mamma, il Marco Daniello, e poi avremo la collaborazione con l'assistente sociale, con l'assessore ai servizi sociali, e porteremo dei ragazzi, perché ci piacerebbe proprio che i ragazzi fossero testimoni di questa cosa. Poi avremo la psicologa, la nostra carissima Silvia Ruggero, anche a lei chiederemo qualcosa per quanto riguarda questo, diciamo, questo aspetto, che purtroppo la vita ha pure questo. Però sinceramente, io, avendo conosciuto il ragazzo, vi posso garantire che lui è felicissimo, e quindi il problema forse lo vediamo più noi, loro invece vivono la loro dimensione beatamente e neanche si rendono conto. Però vi ripeto, giovedì 27 siamo qui con la storia di Marco Daniello, Un tuffo nei miei sogni. E adesso, e poi vi ricordo, il 10 di agosto saremo in piazza con la Notte dei Poeti, vabbè, lì poi è tutta un'altra storia. Adesso passiamo la parola al maestro, che mi guarda strano. Volevo fare un'osservazione. Potenza dei richiami culturali. Quando ha letto quella pagina sulla violenza, allora è scattato in me un ricordo di una pagina della scrittrice Ferrante, che ha scritto quel trittico, che poi sono diventati quattro, dell'amica geniale. Ora, quel racconto di quella violenza su quella donna, secondo me hai colto così bene l'atmosfera, che quasi quasi chi legge partecipa a quella violenza. Questo io ho colto, e ho voluto dirlo. Complimenti. Non sembrerebbe neanche il suo primo romanzo, davvero. Qualcun altro vuole fare qualche domanda alla scrittrice? Abbiamo perso il format delle domande del pubblico, perché fino adesso faceva molto caldo e allora accorciavamo, però questa sera si sta bene. Qualcuno vuole fare qualche domanda alla scrittrice? Oltre al maestro, sì, Corrado. Bene, buonasera. Io volevo domandarti, il titolo del libro è Solo un raggio di sole. Ciò significa che questo raggio di sole è qualcosa che nasce nell'interiorità della persona, e quindi questa forza poi riesce ad uscire fuori, ad estrinsecarsi all'esterno, e quindi a dare una svolta alla vita. E in questo titolo è racchiuso tutto il tuo romanzo? Io intanto voglio ringraziare il Signore, grazie davvero per quell'osservazione, che mi è piaciuto molto sentirla, e l'ho apprezzata tantissimo, perché comunque noi, come dicevo prima, consegniamo le parole agli altri, quindi il essere riuscita a rendere anche un momento che sia brutto bello, è importante anche per me stessa, la ringrazio tantissimo. Per rispondere alla sua domanda, io ho dato questo titolo perché sì, secondo me racchiude buona parte del romanzo. C'è questo raggio di sole che viene cercato, che da alcuni viene trovato, da alcuni personaggi viene trovato, da alcuni invece non viene compreso, non viene visto, perché tante volte ci sono dei raggi di sole, cioè ci sono queste persone che danno luce, che danno positività, ma vengono fraintese, non vengono capite, e quindi vengono spente. Purtroppo capita anche questo. E quindi sì, io penso che il titolo possa racchiudere un po' tutte le varie situazioni. Rina è stata molto molto brava a individuare dei punti che non svelano tanto della storia, ma sono dei punti salienti che mostrano le varie tematiche che magari sono state toccate. Sì.
Grazie per la domanda e per l'interesse. La parte più importante della cosa. Allora, sempre fa parte della Carramba che sorpresa. Io farei un applauso alla nostra Carramba, a Raffaella Carrà, che ci ha lasciato veramente e ci ha lasciato tutti quasi orfani, perché donne di spettacolo così dopo lei io non credo che ce ne siano più state. Allora, questi sono degli attestati di Fata Teresa, dama dell'arcobaleno, per conferito, attestato d'onore, dama dell'arcobaleno, conferito alla figlia Cinzia Cofano. Facciamoci la foto. Poi abbiamo attestato d'onore al cavaliere dell'arcobaleno, Antonio Vinci. Sì, anche al cavaliere. Vieni qui. Adesso Sara ci fa la foto. Sì, vieni di là così ci prendi tutte e tre. E dama dell'arcobaleno conferita a Rina Bello. Tieni la tua. Facciamoci la foto. Hai visto che c'è sempre? Lei c'è sempre, anche se non c'è. Allora, terminato tutto questo, io passo la parola alla nostra assessora Alessandra D'Alfonso, che veramente per dentro le righe si prodiga proprio come una sorella minore, è fantastica, non c'entra neanche la politica tra noi due, è una cosa proprio di credere a determinati progetti, a determinati valori, e lei mi segue ormai da tanti anni e io quando le mando il vocale vedo che lei non legge, poi scrivo Ale, le legge. Ti leggo e ti rispondo. No, grazie a te Rina, sì, in effetti l'amministrazione comunale ha creduto da subito in questo progetto, perché poi serate come queste non fanno altro che arricchirci. E devo dire che la presentazione di questa sera davvero è stata interessante, perché sono stati toccati temi importanti, una serata ricca di emozioni. Quindi grazie a Cinzia Cofano per insomma aver presentato questo suo libro, questa sua prima opera a Pulsano, e naturalmente la prima presentazione in assoluto qui a Pulsano, quindi per noi è motivo davvero di gioia. E poi il ringraziamento più grande va sempre a te Rina, perché continui a stimolare sempre stimolato, anche nel periodo, l'ho detto anche l'altra volta, nel periodo più buio, no? Durante il lockdown tu eri lì sempre su Facebook a stimolare tutti, e questi stimoli ci servono a tenere duro, certo. Quindi grazie a te, sono tante le serate in programma, le ha già elencate Rina, una estate davvero all'insegna della cultura. Sono contenta di questo, naturalmente come assessore alla cultura non posso che esserne felice davvero. Grazie a voi per esserci sempre, per sostenere le affinità elettive. Grazie ancora. Bene, io adesso direi di sciogliere le righe. Sì, passo la parola a Cinzia, vi ricordo che i libri sono qui, è interessato ad acquistarlo, e per la dedica soprattutto. Io voglio ringraziare te Rina per questo invito che ho gradito moltissimo, mi hai dato la possibilità di essere in questa location bellissima, e quindi non potevo sperare di meglio per questa presentazione. E poi anche volevo ringraziare tutto questo pubblico attento, e veramente una bellissima sensazione per me, grazie a tutti. Questo è il pubblico, quello vero, quello che sente, cioè queste sono serate che il pubblico così di passaggio non c'entra proprio nulla, cioè deve essere un pubblico interessato, che motivato, che viene proprio perché è interessato, e quindi io di loro sono orgogliosa, perché poi sembra quasi che si diano il turno, magari qualche volta manca qualcuno, poi la volta successiva viene, è un passaggio di parola come per dire mamma mia devo andare, sennò è una cosa bella, e sono veramente orgogliosa di tutto quanto abbiamo creato in questi anni. Quando noi cominciammo con il nostro gruppo pilota, Mina è qui,
tanti anni fa e partecipavamo a presentazioni di libri dove c'erano 4, 5, 6 persone a volte, e, oppure erano quelli di nicchia proprio, quelli con, di tutti. Dico io, tutta la creme caramel, che praticamente la facevano per loro la presentazione, perché erano talmente eruditi, talmente altisonanti che la facevano per loro, e noi ci dicevamo, no, dobbiamo svecchizzare, sdoganare questo modo di presentare i libri, noi dobbiamo portare i libri alla gente, a tutti, anche ai più umili, non può essere questa cosa che deve essere soltanto di pochi eletti, e cominciammo, ed ora siamo qui. Grazie a tutti.